guarda avanti e la schiena è dritta. Ancora, le spalle si muovono in avanti e dietro, spingo. Prendo l'aria spostando le spalle in avanti, butto fuori, spingo indietro. Inspiro dal naso e butto fuori dalla bocca. Vado a fare gli ultimi due movimenti. E fermo le spalle, braccia morbide giù lungo il fianco. Adesso andiamo a spostarle su verso le orecchie, giù morbide le lasciamo andare. Prendo l'aria, le sposto alle orecchie, giù buttando fuori l'aria le riabbasso. Inspiro, alzo, butto fuori, scendo. Insieme salgano le orecchie e insieme scendano giù piano piano. Inspiro, su, butto fuori, scendo. Vado a fare l'ultimo. E poso le spalle, riscaldo le braccia con il busto. Con i polpastrelli delle mani mi avvicino alle tempie. Inspiro a livello centrale, la schiena spinge al soffitto. Butto fuori l'aria, fletto il busto a sinistra. Il braccio sinistro si allunga di lato, il destro va al soffitto. Formo una L. Inspiro, polpastrelli alle tempie, sono al centro e butto fuori, vado dall'altra parte. Alterno i lati creando una L sempre. Butto fuori, mi allungo, inspiro, torno al centro con i polpastrelli alle tempie. La schiena è sempre dritta, soprattutto quando torno centrale. Cerco di muovere solo il busto, il bacino bello fermo, con le gambe immobili, piantate bene a terra. Inspiro, la schiena allungo, su, butto fuori, mi allungo. Di volta in volta posso spingere sempre di più la flessione, mi allungo sempre più in basso. Vado a rendere più flessibile il busto e la schiena. Vado a fare gli ultimi due. Inspiro, butto fuori una L da una parte, inspiro l'ultima volta, ultima espirazione. E torno, rilasso le braccia. Vado a riscaldare le gambe, soprattutto l'interno coscia, perché serviranno per dopo, quando scendiamo a terra. Posiziono i piedi in extra rotazione, porto le punte di lato, quindi i talloni si guardano, però l'appoggio è oltre le anche, perché piegando le ginocchia devo far sì, attenzione, alle ginocchia che non superino le punte dei piedi, quindi non devo fare questo. Ginocchio sopra le punte per poi ridistendere le gambe riattivando i quadricipiti. Vado a creare il piegamento buttando fuori. Inspirando, torno a riallungare le gambe. Butto fuori, piego, inspiro, torno in alto. La schiena è dritta, guardo avanti. Quando scendo piegando le ginocchia, le braccia si stendono in linea delle spalle laterali con i palmi verso il basso. Inspiro, torno, braccia giù lungo i fianchi, butto fuori, piego, braccia che si stendono laterali, sguardo in avanti, salgo su, inspiro, butto fuori, giù, schiena dritta, addome attivato. Attivo l'addome, come se l'ombelico si avvicinasse dietro alla colonna, contraggo bene. Ancora uno. Facendo l'ultimo, vado a mantenere la posizione. Da qui cerco di attivare di più l'equilibrio. Alzo i talloni e torno a riappoggiarli a terra. Dovrei sentire l'interno coscia che lavora. Alzo, butto fuori l'aria, inspiro, talloni a terra. Ancora provo. Braccia sempre stese di lato, così mi aiuta con l'equilibrio. Talloni su, butto fuori, inspiro, scendo. Provo ancora, su e giù con i talloni. Se sono stanco per riposarmi, torno su un attimo, riposo le gambe, per poi riprovarci.
Proviamo a fare gli ultimi tutti insieme. Mantenendo la posizione ora, alzo un tallone alla volta. Butto fuori l'aria, un tallone si alza. Inspiro, torno, butto fuori, alzo l'altro tallone. Dovrei sentire lavorare le cosce, ma soprattutto l'interno. Dopo servirà per degli esercizi a terra. Butto fuori, stacco, inspiro, torno, giù con un tallone alla volta. Vado a fare gli ultimi due. E stop, riappoggio il tallone, salgo su con le gambe e sciolgo. Adesso ci posizioniamo in piedi davanti al tappetino. Da qui avanzo con la gamba destra, quindi prima la gamba destra. Con lei avanzo, faccio un passo bello ampio avanti e vado a fare un affondo. Quindi sistemo bene il piede destro a terra con la gamba sinistra dietro il dorso del piede appoggiato. La schiena è dritta e lo sguardo è in avanti. Da qui vado a fare l'arco e le frecce. Braccio sinistro avanti, il destro è dietro. Inspiro, passando da sotto, si scambiano di posto e butto fuori l'aria appena uno e avanti l'altro e dietro, mi scambio di posto. Inspiro, mezzo cerchio, giù basso, butto fuori, braccio avanti e l'altro dietro. Quindi ho l'inspirazione, prendo l'aria con questi semicerchi bassi, scambiandosi di posto, buttando fuori, un braccio è avanti, l'altro è dietro. Lo sguardo è sempre fisso davanti a me e la schiena dritta. Ho un leggero movimento del busto per il movimento delle braccia. Leggero, leggero. Ancora. Vado a fare l'ultimo e rimango con il braccio sinistro avanti e il destro dietro. Cosicché adesso completo andando in alto. Inspirando, lo scambio viene dall'alto. E buttando fuori c'è la discesa in basso, quindi anche qui c'ho lo scambio delle braccia. Inspiro, vado su, butto fuori, torno sempre a scambiare la posizione delle braccia. Inspiro, vado al soffitto, butto fuori, torno a ridistendere un braccio su, uno avanti e l'altro indietro. Anche adesso la schiena è dritta, lo sguardo in avanti e il busto ruota leggermente per il movimento delle braccia. Inspiro su, butto fuori, si scambiano di posto. Ancora gli ultimi due gesti, sguardo sempre dritto davanti a me. E rilasso le braccia giù lungo i fianchi, morbide, sempre in questa posizione. Inspirando, le braccia tutte e due si allontanano un po' dietro oltre la schiena come una sorta di rincorsa. Buttando fuori l'aria, il corpo si sposta in avanti e le mani, sempre in sotto, si portano in avanti con i polpastrelli o con i palmi, in base a come arrivo. Inspiro, il peso del corpo torna indietro. Butto fuori ancora, braccia in avanti e sguardo sempre basso. Inspiro, sposto il peso del corpo, torno indietro, butto fuori. Mi allungo. Ancora, ho questo spostamento del corpo. In avanti butto fuori l'aria, inspirando indietreggio. Così andiamo a allungare un muscolo importante, il rheo psoas, importante per la postura. Indietreggio, prendo l'aria, butto fuori, avanti. Vado a fare l'ultimo, inspiro dietro, butto fuori, ultimo allungamento in avanti. Prima di passare all'altro fianco, vengo un attimo in quadrupedia, appoggio le ginocchia a terra, palmi a terra, sotto le spalle, palmi. Da qui attivo anche le punte di piedi, perché inizio ad attivare l'addome. Buttando fuori l'aria,
vado a spingere a terra con le punte e i palmi, staccando le ginocchia di qualche centimetro da terra. Inspiro molto lentamente, torno a riappoggiarle a terra. Riprendo fiato, butto fuori, stacco le ginocchia da terra. Devo sentire una pressione al core, all'addome. Inspiro, scendo, butto fuori, stacco. La schiena sempre il più possibile dritta, parallela al tappetino. Ancora stacco e torno giù lentamente, mai troppo di schianto. Se me la sento, voglio aggiungere l'alternativa. Una volta che sono con le ginocchia staccate, alzo prima un piede, poi l'altro, e torno giù con le ginocchia lentamente. E continuo, butto fuori, stacco le ginocchia, butto fuori con un piede, inspiro, butto fuori con l'altro, torno giù, riprendendo l'aria, riappoggio le ginocchia. Se è troppo forte, faccio solo lo stacco delle ginocchia, senza staccare anche il piede. Se invece me la sento, stacco le ginocchia, mantengo la posizione, stacco prima un piede, torno, poi l'altro, e giù lentamente. Non andiamo in apnea, respiriamo, butto fuori l'aria con uno stacco alla volta e inspiro con la punta del piede che torna giù, in appoggio. Vado a fare l'ultimo. Schiena sempre dritta e poi stop, ginocchia a terra, lo sguardo è basso. Respiro profondamente, cammino indietreggiando per staccare le ginocchia da terra e tornare su in posizione retta, lentamente. Carico bene le gambe, le spalle e i polsi. E cambio. Avanzo con la gamba sinistra. Gamba sinistra avanti, inchino e faccio l'affondo. Sistemo bene il piede destro, il dorso a terra. Le braccia sono morbide giù lungo i fianchi. Mezzi cerchi bassi. Anche adesso, con mezzi cerchi bassi, si scambiano di posto. Inspiro, muovendo. E butto fuori appena un braccio è avanti e l'altro è dietro. Alzo un po' per spiegarmi meglio. La schiena è dritta, guardo sempre avanti. Con questi semicerchi bassi vado a scambiare di posto le braccia. Inspiro, scambio, butto fuori, un braccio è avanti, l'altro è dietro. Anche adesso ho un leggero movimento del busto, dato per il movimento delle spalle e delle braccia. Guardiamo sempre avanti. Mantengo bene l'equilibrio. Vado a fare l'ultimo. E mi fermo con un braccio avanti e l'altro dietro. Va bene qualsiasi. Perché ora faccio i semicerchi alti. Inspiro, vado su in alto. Buttando fuori, le porto un avanti e dietro scambiandole. Inspiro sul soffitto. Butto fuori, scendano in linea con le spalle. Lo sguardo è sempre avanti, la schiena spinge al soffitto. Ancora, inspiro su al soffitto, buttando fuori, scendano giù in linea delle spalle. Ancora gli ultimi due movimenti. Poi riposo le braccia lungo i fianchi e anche adesso con una sorta di rincorsa indietreggiano prendendo l'aria. Butto fuori, venendo in avanti. Sposto il peso del corpo. Inspiro, indietreggio la schiena dritta, braccia dietro. Butto fuori, sempre braccia basse, vengo in avanti. Ancora, mantengo bene l'equilibrio. Inspiro, braccia che vanno dietro, butto fuori, peso del corpo in avanti e mani che si appoggiano. Ancora, inspiro dietro, butto fuori, allungamento in avanti. Ancora gli ultimi due.
due, cambio totalmente posizione. Mi siedo con le gambe piegate, dando le spalle al tappetino. Le gambe sono piegate, piedi a terra, schiena dritta che spinge al soffitto. Mi attacco sotto alle ginocchia e provo a rimanere un attimo in equilibrio sul bacino, gambe flesse in alto. Lentamente, respirando regolare, preparo la schiena con la C-shape e appoggio la schiena gradualmente a terra, piano piano piano, e riposo, testa a terra, gambe al petto. Le mani rimangono sempre dietro le ginocchia. Guardo avanti e respiro su. Inspiro da questa posizione neutra, inizio ad attivare un po' l'addome. Buttando fuori l'aria, ho i gomiti piegati adesso. Alzo il collo su, la fronte si avvicina alle ginocchia, che contemporaneamente però si allontanano. Le punte vengono a cercare il tappeto avanti e le braccia si allungano, non ho più i gomiti piegati. Inspiro, torno in posizione, gambe al petto, testa a terra, gomiti piegati. Ancora, butto fuori, attivo l'addome su, gambe che si allontanano, gomiti che si allungano. Ancora, inspiro, scendo, butto fuori, attivo l'addome. Punte che vengono a cercare il tappeto e gomiti che si allungano. Ancora, scendo giù, inspiro. Andiamo ancora avanti. Vado a fare l'ultimo, l'ultima espirazione, mantengo la posizione su, fronte alta, gambe lontane, gomiti distesi. Due grandi respirazioni, inspiro, butto fuori, ancora uno, inspiro e butto fuori. E rilasso, gambe al petto, schiena a terra. Mantengo le gambe al petto, le braccia sono su al soffitto. Inspiro, vanno dietro oltre la testa. Buttando fuori, tornano in avanti e la testa si rialza, la fronte avvicina alle ginocchia. Inspiro, testa a terra, braccia dietro. Butto fuori ancora, attivo l'addome. Se fa male il collo, lo mantengo a terra e faccio solo il gesto delle braccia. Se invece non fa male, me la sento, lo alzo in avanti, buttando fuori. Sentirò l'addome che lavora. Ancora uno, inspiro, indietreggio, butto fuori, ultima espirazione. E torno giù a terra, rilasso il collo e le spalle, lontane dalle orecchie. Single stretch. Tengo la gamba destra al petto, la sinistra l'allungo in avanti. Le mani si tengono al ginocchio della gamba flessa. Inspiro, le scambio. Butto fuori, una gamba è flessa, l'altra estesa. Quindi ho la flesso estensione alternata delle gambe. Inspiro, scambio, butto fuori, una è flessa, l'altra estesa. Anche adesso, se non ho dolore al collo, lo alzo e la fronte è vicina alle ginocchia che si flettano. Inspiro, scambio e butto fuori, una è flessa, l'altra estesa. Sento bene l'addome che lavora, lo sguardo e quindi anche la fronte è diretta alle ginocchia, le spalle lontane dalle orecchie. Attivo bene il quadricipite, quando allungo la gamba lo devo contrarre bene insieme all'addome. Ancora, inspiro, scambio, butto fuori, una gamba è flessa, l'altra estesa. Ancora gli ultimi due, inspiro, butto fuori, inspiro, butto fuori. E stop, rilasso, tutto a terra, gambe al petto. Posso anche massaggiare la schiena, dondolando dolcemente destra e sinistra. Da qui gambe piegate, piedi a terra, i piedi seguono la linea delle anche. Le braccia sempre attive al soffitto. Da qui alterno, testa a terra se mi fa male il collo, se no sempre alzata per attivare l'addome. Buttando fuori l'aria, alzo una gamba alla volta e mi attacco con le mani alte, metà polpaccio, caviglia. Inspiro, il piede torna in appoggio, cambio buttando fuori l'aria. Ora cambio la prospettiva per spiegarmi meglio.
Collo alto se non fa male. Butto fuori, mi aggrappo alla caviglia o al polpaccio, ognuno alla sua zona. Inspiro, scendo, butto fuori l'altra gamba. Quindi alterno. L'addome è sempre attivato se il collo è alto. E con il piede allungato, quindi il contrario del piede a martello, allungo una gamba alla volta su, attivando quindi anche adesso un quadricipite alla volta. Ancora gli ultimi due. E finiamo tutti con la gamba destra in alto. Mani che impugnano sempre la propria zona. Se ho dolore alla testa, l'abbasso. Se no, rimane sempre su. Inspiro adesso, buttando fuori. Braccia che si aprono, gamba che si allunga in avanti. Inspiro, la gamba torna indietro, mani che riagganciano la gamba. Sempre lei. Inspiro, butto fuori. Braccia che si aprono, la gamba scende, inspiro, torno a riafferrarla, sempre la destra. Inspiro, con la gamba che torna indietro, butto fuori, apro il libero. Se ho dolore alla testa, la testa scende in appoggio. Devo sentire bene l'addome che lavora e la gamba destra in questo momento. Vado a fare l'ultima. E riposo, piede destro a terra, testa a terra, braccia giù lungo i fianchi. Attivo la gamba sinistra su, quadricipite attivato, piede che spinge al soffitto. Anche adesso attivo il collo di più, se voglio lavorare di più con l'addome, e lavoro con la sinistra, buttando fuori l'aria, braccia V, gamba sinistra che si porta in avanti. Inspiro, torno sulla blocco, butto fuori la libero, braccia V. Ancora. Adesso faccio lo stesso con la gamba sinistra. Su, inspiro, butto fuori, libero la gamba che si muove. Ancora. Se ho dolore alla testa non mi sforzo, se no mi si creano tensioni, appoggio la testa a terra. Vado a fare l'ultimo. E poi stop, rilasso tutto allungando tutta la zona lombare. Con le gambe al petto mi chiudo e rilasso. Respiro profondamente, riposo il collo. E con le mani sulle corrispettive ginocchia vado a creare delle circonduzioni laterali. Creo proprio questi cerchi con tutte e due le anche. Inspiro tornando al centro e buttando fuori creo questi cerchi laterali morbidi. Separo anche i piedi tra di loro. Così ho una buona apertura delle anche e rilasso il tutto mantenendole attive sempre. La schiena è a terra, lo sguardo è su verso il soffitto. Vado a fare l'ultimo giro. E fermo le gambe al petto, mani sotto le ginocchia, con lo slancio delle anche mi alzo e arrivo su seduto. Così che mi tornerà comodo di stendermi sul fianco sinistro. Andiamo tutti sul fianco sinistro, così facciamo tutti uguali. Se non ho dolore, appoggio il gomito sinistro a terra, palmo sinistro a terra, sotto la spalla. Ah, vado ad attivare la gamba destra, quindi l'esterna, piegando anche il braccio esterno. I polpastrelli della mano destra si avvicinano alla tempia. La gamba destra, che è esterna, ferma ma staccata da terra, distesa. Lavoro con la parte superiore. Guardando avanti, inspiro. Buttando fuori, mi chiudo con il gomito destro, vengo a chiudermi giù verso il basso. Lo sguardo segue il movimento. Inspiro, mi riapro. Tornando in posizione, mi chiudo, butto fuori giù e torno inspirando. Quindi il gomito destro viene a chiudersi giù verso la mano sinistra. Inspiro, mi riapro. La gamba destra rimane distesa, staccata da terra, così che intanto lavora. Ancora, butto fuori l'aria, mi chiudo. Inspiro, mi riapro. Movimenti lenti e controllati. Ancora due.
rilasso, piego anche la gamba esterna che ho tenuto disteso. Adesso lavoriamo con l'altra, con quella di appoggio, due esercizi. L'esterna provo a piegarla e tenerla davanti con il piede, cerco di allungare l'interna, la sinistra dovrebbe essere così per tutti. Il piede destro quindi rimane lì da solo o la tengo ferma con la mano destra. Così che adesso provo ad attivare l'adduttore sinistro staccando la gamba da terra. Torno giù lentamente, tocco anche terra prendendo l'aria e buttando fuori stacco, alzo la gamba. Inspiro, scendo e butto fuori, stacco. Devo sentire l'interno mossa, l'adduttore che lavora. Lo sguardo sempre avanti. Non importa quanto la alzo, importa se sento bene lavorare. La posso alzare anche di mezzo centimetro e giù torno lentamente. L'importante è mantenere bene il controllo. Salgo su, butto fuori l'aria, scendo lentamente, controllo bene la discesa. Salgo su e giù. Ancora tre. Faccio l'ultimo. E rilasso la gamba che ho tenuto piegata avanti, la riallungo con l'altra. Appoggio tutta la parte superiore a terra. Quindi rilasso. Il braccio sinistro rimane piegato o disteso oltre la testa, come mi posso trovare meglio? Piegato per appoggiare la testa o disteso. Solo il piede, la mano destra si appoggia ben salda davanti allo sterno e tutte e due le gambe invece si distendono in linea per formare proprio tutta una linea con il busto. La mano davanti mi aiuterà molto con l'equilibrio. Provo ad attivare la gamba esterna alzandola di un poco e lì si mantiene, questa è la sua posizione. L'interna, la sinistra, la raggiunge su staccandosi e lentamente torna giù, lentamente a terra. Quindi ancora una volta, butto fuori l'aria, raggiungo, inspiro, scendo a terra. La destra rimane ferma, immobile, si muove solo la sinistra. Alzo su, butto fuori, inspiro, scendo. Alzando la gamba sinistra mi aiuterà la mano destra, quindi spingo in basso con la mano destra, alzando la gamba sinistra. L'addome è bello attivato, quindi non lasciamoci andare in avanti, quindi rimango bello attivo. Lavorando con la gamba sinistra. Ancora tre. Ne faccio uno. Due. E tre. Posso riposarmi un attimo, così che gli ultimi due, lo prometto, decido se aggiungere il collo. O faccio sempre solo con la gamba, o insieme a lei alzo anche il collo, quindi ho tutto un allungamento della parte inferiore. Inspiro, testa a terra, gamba a terra, butto fuori. La gamba raggiunge la destra e la testa si alza. Se mi dà noia muovere la testa, faccio nuovamente solo la sinistra e basta. Nel caso, ultimi movimenti, gli ultimi due. Butto fuori, alzo, inspiro, scendo. E stop, rilasso, piego tutte e due le gambe, con le braccia mi aiuto, torno seduto centrale e vengo seduto con le gambe a farfalla, porto a contatto i due piedi tra di loro. Prima di andare sull'altro fianco facciamo un esercizio intermedio, allungo la schiena in avanti, con le braccia dritte, morbide, che seguono la linea delle spalle, inspiro salendo al soffitto. Buttando fuori spine stretch, mi allungo in avanti, torno in posizione, ancora, inspiro sul soffitto, butto fuori in avanti e torno, ancora, inspiro, braccio al soffitto, buttando fuori, mi allungo e torno, gesti controllati e lenti. Se voglio il carico di lavoro, divarico le gambe con i piedi a martello, fissi a martello. Faccio lo stesso gesto con le braccia. Inspiro, vado al soffitto e buttando fuori sempre spine stretch in avanti. Ancora mi riposiziono, inspiro su, butto fuori in avanti. Qui ho un maggior carico di lavoro, dovrei sentir tirare sotto le gambe. La schiena si allunga al soffitto, butto fuori l'aria, spine stretch, mi allungo in avanti. E torno, i piedi sempre a martello, belli rigidi con le gambe distese, mentre allungo sempre.
sempre la schiena in avanti. Gli ultimi tre. Inspiro su, butto fuori in avanti. Torno. Ancora due. Corro in posizione, rilasso spalle e braccia, chiudo le gambe, le piego e vado sull'altro fianco, così completiamo il lavoro laterale, dovrebbe essere il destro per tutti, fianco destro a terra. Appoggio il gomito destro sotto la spalla per proteggere l'articolazione, il palmo destro bello saldo a terra. Lavoro con la gamba sinistra adesso, l'esterna adesso la gamba sinistra. Braccio sinistro adesso, piegato lui, chiavicine col passerelle alle tempie. Buttando fuori l'aria adesso, vengo a chiudere il gomito sinistro giù verso il basso. Inspirando, torno sempre in posizione, lo sguardo avanti. Buttando fuori il gomito sinistro, viene a cercare la mano destra. E torno. Gamba sinistra, staccata da terra, possibilmente, almeno lavora anche se ferma. Ancora. Giulia. Ancora gli ultimi due. E rilasso il braccio che ho tenuto piegato, piegando anche la gamba esterna. Così che come prima vado a fare due esercizi con quell'altra, con quella interna. Cerco di piegare la gamba sinistra avanti, tenendo il piede da solo, se no la tengo ferma con la mano sinistra. Allungo la gamba destra, bella distesa a terra, per attivare l'adduttore. Adesso, sempre sguardo avanti, gomito sotto la spalla, stacco la gamba destra da terra. Inspiro, scendo lentamente, buttando fuori, alzo su in alto, verso il soffitto. Scendo e salgo. Non importa quanto stacco, l'importante è sentire lavorare l'adduttore, l'interno coscio. Ancora, stacco e giù scendo lentamente. Ancora gli ultimi tre, respiro, addome attivato. Rilasso la gamba sinistra, l'allungo insieme alla destra e anche ora abbasso tutta la parte superiore del busto a terra. Braccio piegato, il destro, o disteso oltre la testa, come mi trovo meglio per appoggiare l'orecchio interno. L'importante è cercare di tenere tutte e due le gambe distese in linea con il busto. Mano sinistra davanti allo sterno che mi aiuterà. Perché? Stacco la gamba sinistra da terra in linea con l'anca. La destra adesso la raggiunge, torno giù a terra prendendo l'aria, gamba destra che un'altra volta si stacca e torna a raggiungere la sinistra che rimane ferma. Ancora scendo e su, buttando fuori. Dovrei sentire una sollecitazione anche all'addome. Non lasciamoci andare, mantengo bella attiva la mia posizione sul fianco, soprattutto con l'equilibrio, e attivo la gamba destra. Su, butto fuori. Inspiro, scendo lentamente, controllo sempre bene la discesa. Ancora respiro. Come prima, lo dico subito, se me la sento aggiungo il collo. Insieme alla destra alzo il collo su. Scendo giù con la gamba destra e la testa a terra, butto fuori ancora, gamba destra. E chi vuole anche il collo se non ho dolore. Inspiro, scendo lentamente, butto fuori, attivo. Gli ultimi due. Infatti gli ultimi due, rilasso tutto. Porto il braccio interno vicino, piego tutte e due le gambe e torno supino lentamente, torno a guardare il soffitto, piano piano per la schiena.
rilasso bene e porto tutte e due le gambe al petto. Le braccia sono giù lungo i fianchi, con le palme però verso il soffitto. Ancora provo, andiamo per i gradi. Inspirando le braccia, vanno al soffitto, su con i palmi verso l'alto. Butto fuori, ruoto i palmi con le braccia che tornano giù a terra senza toccare il pavimento. Ruoto nuovamente i palmi. Inspiro, salgo. Butto fuori, ruoto i palmi con le braccia che scendono. Le braccia non tornano mai in riposo a terra. Scendo giù buttando fuori l'aria, inspirando, palmi in alto, braccia che si alzano. Se non ho dolore al collo, unisco anche lui. Palmi in alto, vado su, inspiro su, vado con la fronte alta che si avvicina alla ginocchia. Torno giù con le palmi che guardano verso il pavimento, senza appoggiare. Salgo su, prendo l'aria, scendo giù buttando fuori, ma molto lentamente, piano piano piano, vado a farlo l'ultima volta. Salgo su, inspiro, lentamente ma lentamente scendo palmi a terra. E rilasso. Tengo al petto solo la gamba destra, la sinistra l'appoggio giù col piede. Inspiro, la spingo verso di me prendendo l'aria. Buttando fuori, apro le braccia con la gamba destra che si allunga in alto. Ancora torno a chiuderla a me, la spingo verso di me inspirando. Ancora butto fuori la libero, sempre la destra. Inspiro, chiudo, butto fuori, su. E giù ancora. La gamba sinistra può rimanere piegata o completamente distesa a terra. Per sentire di più un allungamento dell'interno anca. Inspiro, chiudo, la spingo verso di me e buttando fuori, libero. Ancora. Respiro e guardo al soffitto. Vado a fare l'ultimo, che riguardi la gamba destra. Torno, inspiro, la spingo, spingo e cambio. Piede destro a terra, la sinistra al petto. Ancora. Inspiro, spingo lei ora al petto, buttando fuori, allungo lei, attivando il quadricipite. Ancora inspiro, le braccia abbracciano la gamba e spingo a me, così che la libero buttando fuori. Ancora gli ultimi quattro, decidendo se la gamba destra rimane piegata o completamente distesa a terra. Ognuno decide per sé in base a eventuali dolori alla schiena o all'interno anche. Libero, butto fuori, inspiro, chiudo. Fatti gli ultimi quattro, rilasso e torno a piegare tutte e due le gambe con i piedi a terra. Concludo con il pre-pilates del circle. Mi alzo con la parte superiore del busto appoggiando i gomiti a terra. Lo sguardo è sempre avanti. Alzo le gambe, le punte dei piedi rimangono sempre a contatto, ma allontano e avvicino le ginocchia, quindi vado a fare la farfalla. Separando le ginocchia con le punte a contatto, butto fuori. Inspirato, chiudo, quindi apro e chiudo, lo sguardo è sempre in direzione dei piedi, con le punte che rimangono a contatto tra loro. Chiudo, inspiro, butto fuori, apro, ognuno ha la sua apertura, quanto ritengo necessario. Ancora, apro e espiro, inspiro, chiudo. Se ho dolore in questa posizione, le braccia si allungano lungo il fianco e riappoggio la parte a terra. Se tutto va bene, invece, mantengo ben salda la posizione con i palmi a terra. Vado a fare l'ultima apertura e torno con le gambe al petto, così che ora alterno, una punta alla volta viene a cercare terra, il tappetino avanti. Buttando fuori il piede, va a cercarlo, anche toccarlo. Inspiro, scambio, butto fuori l'altro piede, lo tocca. Quindi ho un gesto alternato. Inspiro, scambio, butto fuori il piede, tocca o si avvicina a terra, al tappeto. Continuo questo, o se voglio aumentare il carico di lavoro, lo faccio con le gambe distese. Questo è più forte anche per l'addome e i quadricipiti. Nel caso, allungo in avanti senza toccare terra, una gamba alla volta. Butto fuori, allungo, inspiro con la gamba che torna giù.
Se è troppo forte non lo faccio, mantengo quello iniziale delle gambe piegate. Se voglio provare, me la sento, gambe distese su con l'allungamento del collo del piede. Contrario del piede a martello. Salgo su, prendo l'aria, butto fuori, scendo. Gambe piegate o distese su. Gli ultimi due gesti. E poi stop, gambe al petto, torno su e mi allungo completamente. Distendo le gambe a terra, braccia che spingano dietro. Mi allungo e respiro profondamente, a pieni polmoni. Devo sentire proprio allargare tutto. Le braccia spingano dietro, le gambe in avanti, come se qualcuno proprio mi tirasse, sia dietro che avanti. Respiro profondamente. E torno in posizione, piano piano, al centro con le gambe al petto, con lo slancio delle anche per tornare su, lentamente. Cosicché completo l'allungamento del piriforme in quadrupedia. Torniamo tutti in quadrupedia. Per allungare la schiena e il piriforme, indietreggio per iniziare con la gamba sinistra. La gamba sinistra va dietro in appoggio. La gamba destra, che rimane piegata al centro, sposta il piede a sinistra. Quindi appoggiando la gamba, mi trovo il piede alla parte opposta. Quindi ripeto, gamba sinistra che scivola dietro, gamba destra piegata, che sposta il piede a sinistra e appoggio a terra. Gomiti a terra o alzati. Dovrei sentire una pressione sotto il gluteo destro. Più in avanti vado, quindi volendo posso anche appoggiare la fronte a terra, più in avanti vado più sento la pressione. Attenzione a eventuali dolori. Mantengo la posizione e il respiro sempre regolare. Ancora un respirone profondo. E lentamente torna al centro, piano piano la gamba sinistra torna a piegarsi sotto. Per cambiare, alternare, scivolo dietro con la destra, lentamente. Gamba sinistra piegata che interruota all'interno, il piede sinistro va a destra. E mi allungo così, sollecitazione sotto gluteo sinistro. Gomiti a terra o braccia stese o addirittura, se voglio incentivare, fronte a terra. Più in avanti vado, più sento sollecitazione nella parte interessata. Quindi la mia gamba destra è stesa dietro, la sinistra è piegata con il piede in direzione opposta. Ancora qualche secondo in posizione. Respiro profondamente. E torno su lentamente, mai gesti bruschi, piano 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 torno in quadrupedia. Lentamente. Così che schiena sempre dritta, anche se ci sto poco. Attivo le punte e cammino indietreggiando per alzarmi. Alzo le ginocchia, rimango prima in scarico. Piedi a terra, gambe dritte, così sento tirare dietro e schiena giù in scarico. Braccio morbido e collo morbido. Tutto giù tranquillo, respirando regolare. Ancora qualche secondo. Non blocchiamo la respirazione, mi raccomando. E inizio a salire, piegando le ginocchia lentamente, le cosce aiutano il riallinearsi della schiena in alto, vertebra dopo vertebra. Occhio ai movimenti bruschi per la schiena. Lentamente salgo, piano. Arrivo su e sciolgo le spalle. Sistemo bene la posizione del corpo su tutte e due le gambe. Schiena dritta, guardo avanti, sciolgo le spalle verso dietro, respiro profondamente. Così sciolgo, le braccia sono morbide giù lungo i fianchi. I piedi sono ben appoggiati a terra e respiro regolare. Posso chiudere anche gli occhi per rilassarmi. E concludo
Vado a muovere anche le gambe, metto questa nel mezzo, braccia sempre laterali, ispirando alzo su, butto fuori, scendo, piccolo piegamento delle ginocchia, salgo, inspiro, quindi piego le ginocchia, scendo con le braccia, piccolo molleggio, salgo su, salendo su, prendo l'aria, butto fuori, piccolo molleggio, inspiro, salgo. Il peso del corpo sempre su tutte e due le gambe. Faccio l'ultimo. E scarico, rilasso. Spalle, braccia, tutto tranquillo. E torno in posizione. E ci scarichiamo. Allora. Se tutto va bene, abbiamo fatto anche oggi. Davvero. Grazie Laura. Grazie, grazie a voi, spero sia andata tutto mille. Bene. Grazie, grazie Laura. Ciao. Tutto bene. Ciao giovedì. Ciao. Ciao giovedì, bravi. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Grazie, ciao. Ciao. Ciao.